Questa qui è la situazione. Reda sta facendo adesso la valigia. Non ha neanche un vestito pulito. Questa qua è la camera di Gianci. È diventata un deposito. Stanotte si dorme, per modo di dire, in aeroporto a Malpensa. Ovviamente per pagare i voli il meno possibile abbiamo preso quelli delle 6 del mattino, che fanno pure scalo in Portogallo. Esperienza abbastanza terrificante, se ve la racconto e non ci credete, mi limiterò a dire: non prendete l'ultimo Malpensa Express il sabato sera. Non fatelo. Stiamo cercando il giusto luogo per accamparci. Cioè, la signora che ci ha fatto fare il check-in all'aeroporto di Milano Malpensa ci ha cancellato da questo volo perché non avevamo un form che non è neanche richiesto. Abbiamo dovuto far ristampare le carte di imbarco. Raga, dopo tanti anni siamo tornati in Marocco, Casablanca. Non vedo l'ora di portarvi con me in questo viaggio. Adesso dobbiamo andare a recuperare, non ho capito chi che ci ha portato la macchina. In teoria siamo nelle mani di Reda, non so se fidarmi. Chissà se Human Safari tornerà in Italia. Ciao capo. Bella per noi, siamo già in macchina con uno sconosciuto. State dietro, bene, come state? Molto molto comodi. È una scena già vista. Andiamo a casa della nonna di Reda? Si comincia con 8 litri di tè. 9. Il tipico fagottino della nonna di Reda. Aggiungi il tè subito. Ah, sì. È troppo buono questo tè. Ha detto, indovinate cosa c'è dentro. Manzo, patate. Patate, verdure. Riso. No, riso no. No. La del Carraus. Bellissimo. Allora, quando si inizia a mangiare si dice bismillah. Bismillah. Come? Bismillah, in nome di Allah. Bismillah. Vado? Bisogna pucciare. Sì. Bismillah. Attenti che scotta, raga. Ho sentito. Sì. Buono. Bellissimo mangiare così tutti dallo stesso tagine. E Allah che si viene? Ma lui? Anche secondo me. Non ci è piaciuto, eh? Spazzolato. Incredibile, pazzesco. Non ci si alza la tavola finché non si è finito tutto il cibo. Ma non ci possiamo alzare. Questo pranzetto della nonna mi ha rimesso al mondo. Andiamo a farci una passeggiatina perché altrimenti ci addormentiamo. E se facciamo ora il pull set del dopo mes day è finita. Che ci svegliamo tra 7 ore. Il concetto di passeggiata di Reda. Prendiamo la macchina. Così non ci addormentiamo. Ok amici, sarò onesto con voi, facciamo tanti fighi a dormire 2 ore per terra in aeroporto prima del volo, ma non abbiamo più l'età per queste cose. Infatti, appena siamo arrivati nella casa in costruzione in cui avremmo dormito, siamo collassati per diverse ore. Infatti ora è buio. Supermercato a Casablanca? Andiamo a prendere un paio di cosine, visto che domani lasciamo già Casablanca. Sicuramente ci serve un po' di acqua. Sì, via lì è la migliore. Le wet wipes, perché me le sono dimenticate a casa. Guardate che bello il modo in cui vendono le spezie. E volendo anche la pasta sfusa. Ma queste qua non sono penne rigate, sono fusilli. Ecco, spesina fatta. Possiamo tornare a casa della nonna anche per cena. Frutti di mer. Qua dentro è frutti di mare. Sì. Senti che profumone. Torta con frutti di mare. Tipo una torta salata con frutti di mare. Possiamo fare così. Sotabli frutti di mer. Sì, comunque in arabo si chiama pstaila. Minare soja. Grazie. Shokran. Sì, sì, metto il limone. Mi si mangia le mani anche da. Sì, sì. Con le mani con la della nonna mi il tavolino. Vai super nonna. Apri. Non apri. Ah, devo aprirla? Ti dirò, con le mani è pure più buono. Buonissimo. Questo è il piatto più bello del mondo. Ma sei sicuro che sia pollo?
Geger, è Claudio. Pollo? Ti ho scelto quelli che hanno chiuso, ma non so cosa vino usare. Quelli, e Alex di Amano, leggo bene. E mi fai iare. Veramente buono. Quanto è bello mangiare così. Io Che serata fantastica, ragazzi. Abbiamo mangiato tantissimo, benissimo. Quella torta salata con dentro i frutti di mare, i vermicelli di pasta era eccezionale, con la salsa di soia e il limone. Il pollo, incredibile. E poi è tutta roba super bio, super buona, che ti riempie un sacco ma non ti appesantisce. Cioè si sente che è tutto un altro mangiare. Poi famiglia veramente meravigliosa. Casablanca di notte è veramente uno spettacolo. Siamo venuti qui sull'oceano perché Reda ci teneva a farci vedere la moschea di Re Hassan II, che è l'edificio religioso più alto del Marocco e la moschea più grande del Marocco, tra le moschee più grandi del mondo. È veramente unica perché è costruita per due terzi sul mare, e tra l'interno della moschea e il piazzale può ospitare all'incirca 100.000 fedeli. Comunque si sta divinamente, è il luogo ideale per fare una bella passeggiata dopo cena. Però adesso riprendiamo la macchina, ci spostiamo dall'altro lato perché Reda ha nominato le lumache da passeggio. Lumache che sono l'ultima cosa che ho mangiato l'ultima volta che sono venuto in Marocco, a El Jadida, che è vicino a Casablanca. Ma secondo voi, no? A un certo punto del viaggio ci laveremo? Perché zuppa? Che si mangia la zuppa di lumache, andiamo. Ciao perro del marciapiede. No, dove vai? Attraversiamo sulle strisce, dai, fai il bravo, vieni. Bravo, spariamoci questo baracchino delle lumache di notte a Casablanca di domenica sera. Dopo il pollo, la torta salata ai frutti di mare, proviamo le lumache. Escargot à la sauce piquante. Assaggiamo queste lumachine piccanti. C'è un botto di sale. Non sono piccanti. È la consistenza che non mi... Sì, no, no. Allora, dopo queste fantastiche lumache, buttiamo giù anche un goccino di questo brodo che Reda ha ordinato. Soltanto una piccola coppetta di brodo in quattro, quindi è già strana come cosa, però... Non me lo aspettavo così salato, me lo aspettavo piccante. Mi ha disidratato gli organi interni. Te non le mangi, Firas? Una sola. Non ti piace l'idea delle lumache? Cioè, se penso a che cosa sono, perché sono quelle... E per questo non le mangi. Le lumache erano buone. Salam alaikum. Bentornati a casa. Per questa notte siamo sistemati nella stanza coi divani, praticamente come quella in cui abbiamo pranzato e cenato. Però è da allestire, insomma. E ho strasonno, raga. Il mio giaciglio mi aspetta. Ma noi riusciremo mai a dormire in un posto normale? Buonanotte. Sarà un lungo viaggio. Comunque amici, il video di oggi era una sponsor, e quindi ho pensato che lo sponsor del video di oggi potevo essere io. In descrizione trovate il link a tutti i nostri fantastici viaggi Si Vola. Abbiamo inserito tantissimi partenze estive, un sacco di viaggi per quest'estate, ottimi anche come viaggio di maturità, perché alla fine basta essere maggiorenni, non è un problema assolutamente partire da soli, perché sono viaggi fatti anche per trovare nuovi amici. Le destinazioni sono tantissime e c'è anche il Marocco in compagnia del buon Reda. Poi noi andiamo fortissimo sulla Giordania, sulla Cappadocia, sull'Islanda, per la Lapponia adesso non è periodo, Stati Uniti, Indonesia, ci sono un sacco di mete e di viaggi fighissimi. Quindi andate a vedere il link che vi lascio qui sotto, perché la vostra prossima fantastica avventura vi aspetta su sivola.it. torniamo al video. The next day. Buongiorno, scimmiette. Chiudo. Mi sono appena steccato una bella pasticchina di Dramamina, perché ci aspettano infinite ore alla guida, dato che attraverseremo tutto il Marocco per arrivare nella zona di Chefchaouen, la città blu, insomma. Ho rotto il cavetto a Nick, l'adattatore. No, non è vero, si è spaccato il mio adattatore. Se non l'avesse rotto lui, l'avrei rotto io. Se per caso trovassimo un adattatore da presa americana a presa italiana, potrei continuare a lavorare. Ci siamo fermati in un paese sulla strada per mangiare qualcosa, perché effettivamente è tipo l'una del pomeriggio. Fa parecchio caldo. Sono troppo contento. Che storia. Ciò che le grigie che andillo.
Il nostro Reda ha ordinato un chilo di carne macinata alla griglia, carne di manzo e mezzo chilo di salsicce di manzo. Ora siamo in quattro. Mi sembra un po' tanta roba. Più pomodoro e cipolla alla griglia, più un litro di tè caldo. Ah, ma non avevo capito una testa. Shokran. Insalatina di pomodori e cipolla. Il cameriere ci ha portato le insalate e ci ha chiesto: volete anche delle patatine fritte? Visto che abbiamo ordinato un sacco di roba, gli abbiamo detto di sì. Ah, che buono. Il carbone. Con il cucchiaino da gelato. Io la tengo anche per dopo. Sì, caro. Non può mancare il teino. Shokran. Sul tavolo c'è anche questo mix di spezie, tra cui curcuma, che dal profumo sembra eccezionale. Buonissimo. Abbiamo un duccio servitore di tè marocchino. Sei bravissimo. Intanto che Reda se la ride con i suoi amici alla griglia. Cin cin, manca fratello Reda. Questa sì che vita. Psaha, devi dire psaha. Ci hanno già portato le pata. L'arabo è sempre lo stesso. Sì, sì. Vediamo se riesco a fare un trick anche io. Oh, basta. L'uomo affumicato dal manzo. E shua. E vai, e vai, e vai. Quanta roba è arrivata? Ma si mangia con le mani anche questa? Sì, il pane. Davvero? Potevamo andare sì, a lavarci. Allora, devo dire che non è... Posso fare questa cosa? Cucina? No. non mi faccio vedere. Allora, devo dire che non è buono come mangiare dalla nonna di Reda, ma per quello che ho provato finora è comunque spettacolare. Questo è micidiale. Curioso di provare anche questa carne con sopra i pomodori. Carne di manzo speziata con pomodori grigliate e cipolle grigliate. Incredibile. È tutto super buono. Manca solo da assaggiare la salsiccia. Non sono un fan delle salsicce, però queste sono di manzo. Sono mille volte meglio di quelle di maiale. Non le mangio mai le salsicce di maiale. Molto più buone queste. Però me lo aspettavo più piccante. Non è che ci stanno andando piano perché hanno visto che siamo occidentali. Con così. E giustamente questo l'avevamo lasciato per pulirci un po' la bocca. Nel frattempo è anche partito il richiamo alla preghiera. Cioè stiamo mangiando al lato della strada con le voci delle altre persone che ciacolano in arabo, le macchine che passano, il vento. Io richiamo la preghiera. È una figata. Il Marocco quello vero proprio. Ma poi tutto questo ben di Dio noi lo buttiamo giù con il tè marocchino bollente, che è semplicemente perfetto. Andiamo a provare anche le spezie strane che ci hanno lasciato sul tavolo. Questo secondo me è piccante. Non riesco a capire. Per ora, da quando siamo in Marocco, abbiamo mangiato e guidato e basta. E a me va bene così. Ovviamente ci saranno anche un sacco di siparietti culturali. Meno male che ho ricominciato a mangiare il glutine. Non era poi così tanto in realtà, cioè quando c'è la portata non è neanche pesante. Buonissima. Sì, io di pane ne sto mangiando poco, però in realtà è buonissimo pure quello. Pane e cipolle. Andiamo a lavarci le manine in questo hotel veramente bellissimo. La Turca, il bagno più bello che esista. È arrivato il momento di continuare il nostro road trip in direzione Città Blu. Il cameriere mi ha regalato un'altra bottiglietta di acqua. Ciao chef. Shokran. Comunque non vorrei dire, ma siamo a 25 gradi. Allora, in tutto ciò siamo ripartiti. Ci sono 25 gradi. Si sta da Dio veramente. E non soltanto al sole. Abbiamo speso 25 euro per tutto questo fantastico mega pranzo in 4 persone. Allora, 25 euro per un chilo di carne di manzo macinata alla griglia, mezzo chilo di salsicce con il tè marocchino, l'acqua, le patatine fritte e 4 insalate di pomodoro, cipolle, eccetera. E abbiamo anche regalato mezzo chilo di carne macinata al bambino che ce l'ha chiesta. Ah, pure? Sì. 25 euro totale? Sì. Un applauso a Reda che ci ha portato nel top... Nel ristorante più buono di non so come si chiami sto luogo. Sì, non abbiamo ben capito dove ci troviamo, però la direzione è chiara, quindi adesso tutta dritta verso nord. La strada che stiamo percorrendo adesso è identica alla SS125 che ho fatto con la Vespa durante il mio giro della Sardegna. Comunque, tra circa una sessantina di chilometri dovremmo essere arrivati.
Amici, ci siamo fermati. Comunque, volevo dirvi una cosa. Stavo pensando che al nostro fantastico pranzo mancava solo una cosa, ovvero un bel tazzone esagerato di Iron da bere per buttare giù tutta quella cipolla che, devo dire, nonostante le curve non mi sta venendo su. Ci siamo fermati a fare una pausa perché siamo praticamente arrivati. Infatti, davanti a noi si è appena palesato il panorama che tanto desideravamo, ovvero quello della città di Chefchaouen, ovvero la città blu, che vista così è un po' una città bianca in realtà, in mezzo alle montagne, però si intravedono molti edifici azzurri. E niente, volevamo sgranchirci un pochino le gambe perché abbiamo guidato tanto, respirare un po' di aria fresca di montagna. Tra l'altro, stavo pensando, voi ve lo aspettavate così verde il Marocco? Perché per uno che non è mai stato, io ci sono stato altre due volte, però mi ha sorpreso comunque questa cosa. Cioè, per uno che non è mai stato, il Marocco è molto più verde di quanto ci si immagina. Solitamente lo pensi più desertico, invece c'è un sacco di verde e i paesaggi con questo cielo azzurro sono davvero sorprendenti. Qualcosa mi dice che stiamo facendo pausa per berci qualcosa. Effettivamente fermarsi senza bersi una robina mi sembra un po' un peccato, no? Un Don Simon incredibile, eccellente. Succo alla pesca. Ma Don Simon non è la marca di sangria che c'è in Spagna? Non vero. Bene ragazzi, visto che siamo quasi arrivati a destinazione e Chefchaouen la metterò nel prossimo video, vi ringrazio intanto per aver visto questo fino alla fine e, nella speranza che vi sia piaciuto, vi dico che usciranno tanti belli episodi di questa serie dedicata al Marocco. Finalmente Reda ce l'ha fatta, è riuscito a portarmi in Marocco. In realtà io aspettavo solo l'occasione di venire con te e, lo sognavo da quando ero bambino. Ci vediamo alla prossima avventura.